passaggio, nel senso che noi ci conosciamo, ci vediamo spesso alle riunioni, ci vediamo questi tavoli di lavoro, ci vediamo ai banchetti, almeno con parte di voi, insomma, per gli altri questa sera per la prima volta contatto con questo gruppo di persone, questo gruppo di cittadini. E oggi, insomma, questa giornata, questo incontro l'abbiamo intitolato Presentation Day, ma non può essere una presentazione solamente delle persone che poi saranno i nostri portavoce all'interno dell'amministrazione del 14° municipio e del Consiglio Comunale, perché come sapete ci sono quattro cittadini che risiedono e che, diciamo, fanno attivismo all'interno del municipio, che sono candidati al Consiglio Comunale e che quindi saranno i vostri portavoce, ci auguriamo, nella prossima consigliatura al Comune di Roma, insieme al nostro sindaco Marcello De Vito. E non vuole essere solo questa, perché vuole essere un attimino un momento così di riunione, insomma, per iniziare quelle che sono le ultime due settimane di campagna elettorale che ci avvicinano a quelle che saranno poi le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio prossimi. E ci auguriamo almeno del 9 e 10 giugno, insomma, di essere coinvolti anche in quell'occasione, qualora dovessimo vincere al primo turno. E la squadra probabilmente che già conoscete, almeno in parte, insomma, perché avete avuto i contatti, insomma, in queste settimane, in questi mesi, questa sera è in grossa parte presente. Mettere insieme un gruppo di persone così vasto non è mai facilissimo, per cui magari qualche assenza assolutamente ingiustificata ci sarà, ma il grosso della squadra è qui con noi. A fianco a me, lo conoscete, c'è Riccardo Leri, che in questo momento ha l'arduo compito di essere il coordinatore delle attività per il gruppo del municipio. Come voi sapete, non abbiamo una struttura gerarchica, per cui questo lavoro si fa offrendo la propria disponibilità, mettendo a disposizione il proprio tempo, che è sempre poco, perché tutti noi lavoriamo, facciamo altro tipicamente nella vita. E io allora passerei velocemente, perché non mi voglio annoiare con discorsi che poi conoscete perché avete partecipato attivamente all'attività in questi mesi. Allora, potrei per esempio partire presentando Donatella Iorio, che è qui in prima fila. Cet Caruso, che è lì in... Buonasera. Luigi Boss, che oltre ad essere candidato al municipio è uno dei nostri candidati al Consiglio Comunale, Domenico Aglioti a fianco, Eddie Vojtarovic, dico Eddie perché chiaramente visto il cognome non proprio facilissimo da scrivere, abbiamo optato per inserire la possibilità di scrivere Eddie sulla scheda. Laura Fiorini. Allora, lì viene c'è Luca Salvatore, che fa anche da Stefano Zaghis, Monica Carcanti, Angelo Diario, se salto qualcuno. Angelo Diario è uno dei nostri candidati al consiglio comunale. Assemblea Capitolina, sì. Andrea Severini, Virginia Raggi e Alfredo Campagna, detto Andrea. Ho dimenticato qualcuno, mi sembra di l'altro. La prima, Alfredo, hai fatto piangere mia figlia, quindi c'è un po' da mia. La seconda, il bravo prima di Alfredo, di Angelo nei confronti di Marco,
Perché vorrei che capiste che non è facile assumersi la responsabilità di essere il candidato presidente, soprattutto di una forza politica nuova che non ha diciamo copertura, non ha protezione da parte che sta più in alto, che si deve sorreggere sempre con le sue gambe da tutti i punti di vista, dal punto di vista organizzativo, economico, di competenze, che deve prepararsi, deve adeguarsi, affrontare tante questioni e tante situazioni che abbiamo portato avanti in questo tempo. Un bravo anche e soprattutto per essere tenace, cioè per aver dato una continuità pure nel tempo. Da un sacco di tempo e come tutti, poi tra l'altro tutto, però tra l'altro ho svolto la funzione di coordinatore molto meglio di quanto svolgo io, per cui sicuramente il bravo è più che è meritato. Grazie. Allora, se mi permettete, replico a Riccardo, perché insomma è sicuramente faticoso, ma non certamente per il gruppo di persone, che è un gruppo, direi, dire fantastico è poco. Sono colleghi che diciamo ci accompagneranno in questa, io spero, nella totalità del numero di persone che sono coinvolte, perché vorrà dire che avremo avuto un grande successo alle prossime elezioni. Comunque credo che, a prescindere da quello che sarà il risultato, ci saranno dei portavoce all'interno e ci saranno dei cittadini che continueranno a svolgere all'esterno, e su questo credo di poterlo garantire, svolgere all'esterno quelle che sono le attività che abbiamo portato avanti in questi mesi, in questi anni, alcuni di loro. Per cui il lavoro, anche per chi non sarà coinvolto direttamente nell'amministrazione, in realtà lo sarà indirettamente, perché lavorerà all'esterno per permettere che chi sta dentro possa svolgere il ruolo di portavoce nel miglior modo possibile. Grazie a tutti quanti. Allora io passerei a una fase, cioè, allora, qui c'è sulla sedia, avete trovato il programma, è un programma che sapete benissimo è frutto di un intenso lavoro che abbiamo fatto prima, raccogliendo le sensazioni dai banchetti nel tempo, alle riunioni, poi con dei tavoli di lavoro a cui alcuni di voi hanno partecipato. La caratteristica di questo programma è che, al di là dei contenuti che già hanno una certa consistenza, insomma un certo significato, è che è un programma, riteniamo, aperto. Vale a dire, nel corso della consigliatura, qualora si rendesse necessario, insomma, affrontare anche un problema nuovo, qualcosa che non abbiamo previsto, saranno i cittadini che potranno portare il loro contributo perché questo sia un programma continuamente partecipato. Quindi niente, lo avete trovato, ne potete fare tesoro, leggetelo, perché soprattutto è parte del vostro lavoro. Adesso io la parola la darei a qualcuno, ci sono i vostri futuri portavoce, quindi chi volesse, chi volesse avanzare la protesta, perché è già avanzata la protesta. Andiamo sulla proposta. Diciamo, per noi è una consuetudine dare la parola a tutti, alle persone, ai cittadini che vengono anche la prima volta, perché anche il nostro stesso programma è un programma aperto, è il frutto del lavoro di cittadini che sono stati anche di passaggio, che torneranno, li rivedremo, qualcuno dà continuità, altri ne sono arrivati, sono nuovi, qualcuno è qua per la prima volta, credo, e non ha mai partecipato ai nostri incontri, ecco un motivo per cui, nonostante ciò che è scritto qua sul nostro programma, che ripeto è frutto di lavoro già di tavoli che hanno cercato di dividere un po' le competenze dell'istituzione municipale, è comunque un qualcosa di già aperto, e quindi a noi piace dare la parola alle persone, discutere con voi del programma. Potremmo iniziare anche da leggerlo, anche se noi abbiamo dei tempi stretti oggi, quindi dovremmo fare una cosa abbastanza lampo. Potremmo far sintetizzare da noi alcuni punti, oppure potremmo far parlare voi direttamente se avete dei punti di attenzione che vi premono e di cui volete e che volete affrontare. Preferiamo ovviamente quest'ultima soluzione. Allora, il programma è bellissimo. Io mi chiedo, ma come mai alcune cose non richiedono moltissimi soldi? È un problema di idea, di visione, di volontà, che non è diventare dice cose.
cioè, ti mando tutto l'aspetto nero, no? Perché c'è una burocrazia comune, carogna, che ricatta i cittadini, non si può fare tutto. Io dovrebbe essere quello che non è vietato, è permesso. Se tu fai una cosa che per tutti dovrebbe essere ammessa, no? Invece loro cominciano a dire non si può fare perché così stanno in pugno. Poi o vogliono bere una cosa o non siamo, non si fa. Però c'è questa cultura del non si può fare, non si può fare, no? Allora quando uno ti allarga il cuore, tu dici, ma però potrebbe essere una città di Libia, una città bella come una mia, no? Perché, cioè, come si fanno a sciogliere questi nodi di questa burocrazia punitiva che non ha storto? Per esempio, io sono andata a Lourdes diverse volte, no? E ho detto, non sono in Italia, sono in Svezia, perché c'era una signorina che all'inizio super lavorata, applaudata, e ho posto le questioni scritte, le ho date, sapete che funziona, no? E loro smistano all'ufficio competente, poi arriva la risposta, no? Ogni volta era da ridere, sono stata presa in giro, nel senso che io ho fatto una domanda e mi è stato risposto all'ufficio competente su tutta un'altra cosa. Quando ho fatto la domanda se potevo o no per problema, ma non risposto, che le fogne lì si sta, quindi quello che faccio? Ma un'altra volta ho chiesto se un cancello ci doveva stare, non ci doveva stare, il poliziotto c'è la risposta scritta, no? Dice no, c'è mille molti anni, no? Quindi voglio dire, qua ci possono essere cose buonissime. Poi, se non sono gestite, se le persone non hanno la volontà per funzionare, capito? Sì, va tutto, viene tutto perso. Chi vuole rispondere alla signora? Qual è la forza che fa gestire queste proposte, le cose? Qual è il nodo culturale? Sì. No, non è una risposta completa, perché io sono il mio pensiero su questa cosa là. Io penso che la risposta sia nel partecipare. Fare in modo che la gente partecipi alle cose e non che se ne disinteressi, quindi bisogna lavorare in questo senso, questa è la cosa principale secondo me, poi ovviamente sono altre cose che hanno le conseguenze. La cosa che posso aggiungere velocemente è che le persone che ho presentato prima non sono politici di professione, nessuna ha un trascorso di questo tipo, no, ma glielo dico perché vuol dire che sono cittadini che hanno sentito questa esigenza e che a un certo punto hanno deciso di unirsi e di cominciare a pensare al bene comune. Le cose che abbiamo scritto non sono cose che caliamo dall'alto all'altro, sono cose a volte semplici, come giustamente sottolineava, che richiedono anche pochi soldi, no? Perché poi le coperture finanziarie sono sempre un problema per la realizzazione dei progetti. Noi quello che siamo sicuri di poterci mettere una grandissima volontà, decisione e determinazione. Questo sì, perché non mettere in dubbio la volontà. No, è per dire qual è la differenza. No, perché la motivazione del movimento, no? Mette in dubbio una forza di inerzia. Attenzione, della struttura, cioè della struttura, no? E dell'impatto che ci può essere. Perché la volontà non ce la fare e tutto questo ambiente nerd il lavoro è contro. Allora io dicevo, non ci si fanno per questo, non so, come farci. Esatto, e questo è quello che ci dice la volontà. La volontà fisica. Che entra dentro l'istituzione svolge un ruolo di indirizzo alle componenti tecniche. Adesso lei si è impattata con la componente tecnica, l'URP è una delle strutture dentro l'istituzione municipale che dovrebbe svolgere un ruolo, quale? Quello di essere il ponte tra il cittadino che è un utente e l'istituzione municipale, quindi fornire le informazioni, accompagnarla
a risolvere il suo problema e quindi mandarla a casa tranquilla e serena e soddisfatta, no? Al di là delle varie faccine e del grado di soddisfazione che lei può esprimere poi successivamente se ha risolto o meno il problema. Ora, noi sicuramente come componente politica, ripeto, è importante distinguere questi due aspetti, perché la componente politica indirizza attraverso dei liberi, attraverso delle determini, attraverso di... C'è qualche macchina a spostare? Sono andati, ok. Quindi diciamo noi svolgiamo la funzione, parallelamente il Movimento 5 Stelle, che teoricamente e anche praticamente, speriamo che sia anche praticamente nel tempo, svolge anche un ruolo di soggetto politico pulito, che porta con sé anche un cambio culturale, una trasformazione di cultura. Perché trasformazione di cultura? Perché propaganda non gli scambi politici, gli accordi, tutto quel sistema che si regge in piedi, che a noi viene normale oggi pensare, no? Fa propaganda di un sistema diverso, intanto soddisfa il cittadino attraverso quello che ritengo giusto essere, no? Al di là di come uno decida poi quell'autorizzazione la posso dare, non la posso dare, e fare quella determinata cosa, lì scattano altri meccanismi, no? Però sicuramente la parte tecnica dovrebbe soddisfare, dico dovrebbe perché non è così, no, oggi, dovrebbe soddisfare il cittadino e risolvergli il suo problema, perlomeno informativo, informarlo sulle norme, su ciò che è vietato e ciò che non è vietato. Come componente politica avremo un compito difficile per svolgere questa funzione. Quindi i programmi che cosa trattano? Trattano la possibilità di creare degli strumenti che agevolino il cittadino, qui leggo una pagina a caso, valorizzare l'ufficio delle relazioni con il pubblico, sta scritto qua. Perché sta scritto qua? Perché quando siamo andati a trattare il tema della partecipazione, della trasparenza, della macchina amministrativa, mentre tutti si preoccupano di fare la casa del municipio e di creare altri uffici, soggetti che sono fonti di costi e sono altri strumenti ancora per garantire un qualcosa che non esiste e che non vogliono dare, noi abbiamo studiato le delibere di Roma Capitale, anzi di quando era Comune di Roma, e abbiamo visto che esisteva la struttura, si chiama URP, e deve svolgere una funzione del genere. Quindi questo è un esempio, adesso poi chiaramente ce ne sono tante situazioni, dalla semplificazione amministrativa che sta scritta qua, alla trasparenza di informazione per il cittadino anche attraverso strumenti informatici. È qualcosa che noi abbiamo notato e abbiamo ragionato, non è voluta dai partiti o dagli attuali sistemi, da chi ha amministrato fino ad oggi. Questo è il motivo per cui lei va lì, non capisce niente di quello che deve fare e torna a casa più insoddisfatta di prima. Non ce la possiamo prendere col dipendente pubblico, perché il dipendente è sotto un dirigente, ce la possiamo prendere col dirigente e con la politica che ha messo col dirigente. Ok, credo che, spero di averla soddisfatta con questa risposta, perché è la visione che noi abbiamo, insomma. Però posso aggiungere una cosa? C'è anche da dire una cosa. Io ho assistito delle riunioni municipali per parlare dei toponimi e ho visto tanto clientelismo politico. Quindi quando uno ha un interesse, va dal politico e cerca di farlo fare per sé, ma si risolve il problema. E questa cosa non dovrebbe più esistere, perché non deve essere soltanto una questione mia di interesse mio, ma dovrebbe diventare un interesse aggiunto. Una cosa giusta, cioè non dobbiamo pensare solo a risolvere i nostri interessi e andare dal politico per risolvere i nostri interessi, di creare che sia la comunità a decidere. Sì, però questo è una cosa del cittadino. Questa è una conseguenza, però. È una conseguenza voluta. Cioè io diciamo, la parte politica ha creato il problema per poi porre la soluzione. Sì, cioè, questo, chiedere, cioè, e questo è un meccanismo che. E questo è un meccanismo consolidato, ma a piccoli livelli come alti livelli. Speriamo che il movimento sia questo cambio che culturale. Che sistema volete combattere questo sistema? Ma semplicemente già un fluido di persone oneste, Stefano, è già un qualche cosa di forte. Un sistema così radicato. Non è radicato se tu fai un cambio, certo, adesso non sappiamo se faremo un cambio totale, cioè se significherebbe vincere le elezioni e andare con tutta la squadra ad amministrare un municipio. Poi trovarsi dentro la dirigenza che c'era da prima. Quindi diciamo questo virus di onestà è chiaro che si deve andare. Dall'interno,
come riuscire a combattere questa cosa? Ma intanto se annulli il clientelismo, Stefano, a livello, anche a livello municipale, che a livello più piccolo, già stai combattendo. Cioè, se faccio l'esempio di Parma, Parma, quella è una mina nel sistema. Lo stesso sindaco di Parma aveva difficoltà a trovare assessori che non fossero collegati con le componenti politiche precedenti. Quindi è complicato già trovare le persone oneste, chiamiamole oneste, ma diciamo non connessa alla politica, se no vi chiamo un aggettivo colluse, via, un'altra parola. Ok? Quindi già un inserimento di un fluido di onestà già può raggiungere lo scopo. Poi è chiaro, se tu inizi a non favorire quel piacere piuttosto che l'altro, che magari quel piacere va a danneggiare la signora che abbia il palazzo accanto, per farti un esempio, perché fare un piacere a uno significa fare un dispiacere ad altri. Parliamo di soldi spesi da una parte piuttosto che su altri capitoli di spesa, parliamo sul costruire e dare una licenza edificatoria a qualcuno che magari vuol costruire un palazzo di fronte a un altro palazzo senza rispettare le distanze tra i palazzi. Cioè sono tante le situazioni in cui fare un piacere a uno significa fare uno sfavore agli altri, e il paese sta vivendo il risultato di questo. Per aver fatto favori ad altri ci stiamo dimettendo in molti, ma questo ormai è evidente. Quello che intendete è come mettete a conoscenza la comunità di queste battaglie che si fanno all'interno. Ma la trasparenza. La trasparenza in che modo? Tutti gli altri. Anzi, dipende. Che c'è in ufficio un punto che è la trasparenza amministrativa, la trasparenza di informazione del bilancio qualche riguardo. Mettere in rete tutto quanto quello che succede, mettere un faro su tutti gli altri. Ma vedete, non stanno tutti. Cioè, non dice con tutti, eccetera. C'è anche l'altro punto, che è valorizzazione dell'ufficio di relazioni del pubblico, cioè dobbiamo creare una rete di cittadini che interagiscono con il municipio. Cioè riuscire a coinvolgere tutti, non solo quelli che stanno certo. La persona anziana, la persona che magari ha avuto dei doti, che non sa neanche come fa, perché non va in rete, perché magari non riesce a mettere qualcosa in rete. Non riesce a avere parola con nessuno, si sente marginata. Stefano, non lo potevamo scrivere qui, ma noi nei nostri riunioni abbiamo parlato di protocolli d'intesa con altre aziende e abbiamo ragionato su Poste Italiane, che è quella più capillare, che ha uffici postali dappertutto. Se io faccio un protocollo d'intesa con Poste e gli chiedo di mettere uno strumento informativo, presenti i totem, no? L'hai visti 100 volte, lo usa anche l'anziano con tre dita, ok, per farti capire la semplicità. Io posso portare l'informazione anche nell'anziano che va all'ufficio postale a riscuotere la pensione. Diciamo, le possibilità tecnologiche non mancano anche per soddisfare l'anziano. Posso soddisfare il non vedente perché metto un sistema che parla, posso soddisfare chiunque, dall'anziano al giovane, Stefano. Non è quello il problema. Il problema è che bisogna mettere il faro, la luce puntata, sopra le situazioni che non vanno. Allora, il ladro viene a rubare la tua macchina se gli hai sparato quattro lampioni sopra a tutta luce di notte? Non ci viene, vale la macchina più buia, giusto? Soprattutto, come diceva Laura, seguire i soldi, dove vanno a finire i soldi? Cioè, quella è la cosa fondamentale, secondo noi, cioè, andare a seguire il soggetto. Non soltanto la spesa, ma il risultato della spesa, deve essere trasparente. Deve essere portata a conoscenza, deve essere portata a conoscenza, per fortuna, consentirebbero a ciascun cittadino di accedere direttamente, a prescindere da un interesse specifico. Quindi chiunque, in base a una normativa che è più recente, la nazione del 10 aprile, entrata in vigore il 29 aprile, chiunque può accedere a qualunque atto della pubblica amministrazione in rete attraverso un canale intitolato proprio amministrazione trasparente. Quindi l'intenzione è quella di attuare questa normativa nel minor tempo possibile, perché il problema è spesso stato questo, quasi sempre questo. Gli strumenti teoricamente ci sono, ma non c'è mai stata la volontà politica, mai. E quindi vengono trovate tutti i sistemi, vengono realizzati tutti i sistemi affinché le buone intenzioni non abbiano mai le finte buone intenzioni non abbiano mai attuazione pratica. Quindi è la volontà politica fondamentalmente che provoca una serie di effetti a catena. Quindi posso
a questo discorso che si fa nell'interno, però ci sta anche il discorso esterno, no? del quartiere, eccetera. Allora, noi quando troviamo una buca, viene chiama il vigile, sempre dopo che quello è cascato, si è fatto male, eccetera, no? Quando ci sta la buca, non ci sta la possibilità di interagire con l'amministrazione in tempo reale, subito. Io ho notato che ci sono dei problemi proprio a livello, tutti noi siamo sceriffi della nostra zona, ok? Allora, se noi vediamo che ci sta il parco di Sara, che fa schifo perché la sera ci si vanno a provare, eccetera, e aspettiamo che vengano i politici a sistemare tutto quanto, speriamo. Allora, se noi vediamo, io a me mi è capitato, quando ci sono stamattina, vedevo un camion che scaricava merce, avevano fatto delle strutturazioni, avevano buttato dove c'era, un bagno, tutto. Ho chiamato i vigili, ma non stato il tizio, dai, un frogno, fino ad arrivare alla settima generazione. All'Ottavio gli hanno fatto per scaricarlo là, perché alla fine questo anche la comunicazione fra cittadino e amministrazione deve essere in tempo reale, perché noi siamo noi sceriffi, cioè siamo noi che ci abitiamo e vogliamo che stiamo bene, insomma. Dopo arriva il furbo che dice, ok, mo vengo qua, mi compro 10 ettari di terreno non edificabile, poi vado all'amministrazione, mi proposto di diventare edificabile e diventare milionario perché ci costruisco, ci metto fino a 10 piani, cioè allora così facciamo. Ma anche qui c'è lo strumento formalmente, nel portale di Roma Capitale c'è lo sportello, cioè diciamo la sezione dedicata a denunce, segnalazioni. Sì, però in realtà è uno sportello finto, questo è il problema. È brutto, cioè lo sportello è deve essere, deve essere immediata la cosa, si vuole qualcosa non va. In quel momento deve venire chi di dovere a controllare in quel momento, subito deve venire. Sì, certo. Invece questo non esiste. Esempio, ti parcheggio una macchina nero, ma dato via per i vigili, eccetera. Io portavo i pulmini per i disabili del comune tempo fa. E mi sarà messa la macchina davanti, ho rischiato di prendere botte da uno perché era il doppio di me, perché mi diceva perché si era messo davanti e lui diceva che io, siccome c'avevo l'orario, vado a prendere i bambini, l'assistente e tutto quanto, c'avevo l'orario da andare a prendere, eccetera. No, lui c'aveva il diritto di stare lì davanti, non esiste proprio questa cosa qua. Tutti fanno come gli pare, qui stiamo a far questo, perché tutti fanno come gli pare. Se io vado in un negozio del cinese, sono i primi che vanno in tasse. Lì non ci va nessuno a controllare. Ma se io faccio una cavolata di 2 euro, a me mi mettono in carcere, perché vengono discriminati in quanto italiano. Cioè, questa è una cosa che... Allora, scusate, colgo l'occasione perché è arrivato Claudio Domenici, che è anche lui candidato. No, è chiarissimo. Ricordiamo che purtroppo oggi è una situazione un po' particolare, per cui non abbiamo tantissimo tempo a disposizione. Riccardo invece adesso ci parla velocemente di un'iniziativa che sarà l'ultima importante che faremo prima della campagna elettorale domenica 19, vero Riccardo? Sì, le iniziative, come sapete, facciamo tutti i weekend, certe volte sono solo info point, sono delle occasioni per stare con le persone. Invece domenica 19 facciamo una festa nel Parco del Pineto, abbiamo un'autorizzazione da parte del sindaco per fare questa iniziativa, e nel Parco del Pineto l'abbiamo già realizzata, è stata un'iniziativa molto carina, e quindi siamo nella fase organizzativa, per cui ogni suggerimento è ben accetto affinché la festa sia fattibile, sia piacevole per tutti e per tanti. E ci sarà un picnic all'aperto, sarà una giornata tutti insieme. C'è anche un altro scopo, oltre a quello di stare insieme, c'è anche lo scopo di finanziare il gruppo, perché sapete che noi, come ho detto prima, ci reggiamo con le nostre gambe, e ci reggiamo anzi soprattutto grazie alla generosità dei cittadini, che gli info point, ai banchetti, alle riunioni stasera tramite il merchandising, perché acquistano il merchandising o perché fanno delle offerte, tengono su, hanno tenuto su la nostra campagna elettorale, diciamo, in parte ci siamo dovuto finanziare anche noi, però insomma una bella dose ci è arrivata proprio dai cittadini, ci sostengono. Per cui lo scopo è anche questo, insomma, domenica 19, chi volesse, chi ha dei suggerimenti, possiamo parlare già qua. E altrimenti ci può scrivere a municipio. Lunedì non facciamo la riunione? Sì,
o anche lunedì facciamo una riunione, insomma. Domani al banchetto a Piazza Guadalupe, all'Infopoint. Insomma, le occasioni sono diverse per studiare prima di arrivare al 19 e fare questa. Che poi non è tutto solo. Dalla mattina al tramonto, diciamo. E vi chiediamo anche l'altro modo di collaborazione, se chi vuole può ovviamente. I cittadini hanno bisogno chiaramente di conoscere quali sono i portavoce che entreranno nell'amministrazione qualora il risultato delle elezioni fosse particolarmente significativo. Per farci conoscere abbiamo preparato un minimo di documentazione finanziandola, come diceva Riccardo, con le modalità che vi abbiamo detto. Noi non attacchiamo, non troverete nostri manifesti attaccati tanto sui muri, non ne parliamo nemmeno, ma nemmeno nelle aree, nelle plance, quelle che sono predisposte dal comune per queste occasioni. Quindi i nostri volti preferiamo che li vediate di persona, insomma, anche che tutti gli altri cittadini magari li conoscano realmente. Tuttavia è necessario un minimo di divulgazione, perché raggiungere tutti è difficile. Abbiamo preparato questi bigliettini in cui, fra le altre cose, crediamo di svolgere una funzione utile, indicando quali sono le modalità di voto. Innanzitutto per il municipio, la scheda che avremo per l'elezione del consiglio municipale e del presidente, avremo una scheda di colore rosa. Dovremo indicare il nome dovremmo fare la croce sul simbolo, ci auguriamo, del Movimento 5 Stelle, e indicare fino a due preferenze. Come si indicano le preferenze? Allora, nei due spazi predisposti si devono indicare due nominativi presenti in lista, ovviamente, ma devono essere di sesso diverso. Noi abbiamo preparato, per facilitare il compito dell'elettore, degli esempi dove compare, c'è cioè, il simbolo dell'omino e della domina in rosa, e ovviamente questi simboli non li troverete sulla scheda, troverete solo lo spazio per porre i nomi, però per darvi dei suggerimenti su quelli che sono i nominativi dei candidati. Prendo questo, è il primo che mi è capitato. Troverete, per ciò che riguarda il candidato di sesso maschile, Aglioti, cioè che è Domenico, e Fiorini, che è Laura, per ciò che riguarda il candidato di sesso femminile. Un piccolo avvertimento: se commettete l'errore di scrivere due nomi, ovviamente questo è un suggerimento, poi ognuno mette i nominativi che vuole, se si scrivono due nomi dello stesso sesso, la seconda preferenza viene scartata, quindi praticamente si pensa alla possibilità di indicare proprio il candidato che si preferisce. Nel caso dello stesso sesso viene messa solo la prima preferenza. Il mio nome lo troverete invece stampato sulla scheda, quindi non dovrete semplicemente mettere la voce sul... Quindi non viene conteggiata come preferenza? La mia, allora io nelle preferenze non c'è bisogno. Sarebbe una preferenza. Allora, per dare la preferenza al sottoscritto dovete segnare il nome, cioè è già scritto il mio nome, Marco Terranova lo troverete già scritto sulla scheda, e poi troverete due spazi vuoti a fianco. Adesso la cosa che ancora non abbiamo visto, le schede definitive, se hanno solo il simbolo del Movimento 5 Stelle al centro, con scritto Marco Terranova da una parte e i due spazi della preferenza dall'altra, o se come le regionali c'erano due caselle affiancate, una con scritto Marco Terranova e il simbolo del Movimento, e dall'altra parte simbolo del Movimento in due spazi vuoti. Questa è l'unica situazione ma nei prossimi giorni, se continuiamo a frequentarci, insomma, non avremo difficoltà a darvi ulteriori informazioni. Quello che vi dicevo è, se ci aiutate, perché questa documentazione, noi ripeto, mettiamo il tempo a disposizione che abbiamo, chiaramente lo facciamo in prima persona, però se ci date una mano a dare questi bigliettini a altre persone che pensate possano essere interessate, con delle accortezze. Noi non vogliamo imbrattare l'ambiente, nel senso che questa è carta, è vero, è riciclabile, però vogliamo essere rispettosi noi per primi della città in cui abitiamo, per cui vi chiediamo, non so, di non metterli sotto i parabrezza, possibilmente di non metterli nelle
le cassette postali, però per darle alle persone che pensate che possono essere interessate. Non ne abbiamo fatti moltissimi apposta, quindi proprio per darli mirati dove pensiamo che possa essere utile il suggerimento. Quindi chi vuole se ne può prendere un po' qui. Ok, vi lascio. L'indicativo del maschio e della femmina è differente se sopra o sotto? Assolutamente sì. Femmina sopra e maschio. Assolutamente sì. Qui sono assortiti come, come nominativi, quindi. E poi l'ultima cosa, come sapete, noi paghiamo la sala tutte le volte, oggi abbiamo pensato di fare una cosa diversa, invece che chiedervi semplicemente un contributo, vorremmo suggerirvi l'acquisto di qualche gara, anche semplicemente della spilletta che ci aiuta sia a avere il contributo per pagare la sala, che insomma a fare anche un po' di, no, di divulgazione anche del simbolo. Io avrei terminato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.